il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna è un parco molto importante per tutta l'Italia. Il parco si trova nell'Appennino Tosco-Romagnolo, una catena montuosa tra la Toscana e l'Emilia-Romagna, due regioni tra il nord e il centro dell'Italia. La storia di questo territorio è veramente molto antica. Popolazioni come ad esempio gli Etruschi, che molti secoli fa abitavano la Toscana e l'Emilia-Romagna, venivano proprio in questi luoghi a pregare i loro dei. Proprio a ricordare questo passato, esiste un lago che si chiama Lago degli Idoli, che ha questo nome in memoria del tempo in cui gli Etruschi venivano qui a portare offerte e doni alle loro divinità. Visitando oggi queste foreste, vedremo che ci sono davvero pochi paesi e poche costruzioni e che la presenza degli esseri umani è molto scarsa. L'aspetto di questo luogo oggi è molto selvaggio. Un tempo, invece, c'erano molte più persone che abitavano questi luoghi. Quando qui si praticava l'allevamento e l'agricoltura, l'aspetto delle foreste casentinesi era diverso. Il legname di queste foreste, nel corso dei secoli, è stato usato per costruzioni importanti. Ad esempio, fu utilizzato per creare le impalcature per costruire il Duomo di Firenze, ovvero la più grande chiesa della città di Firenze, capoluogo della Toscana. Le foreste casentinesi erano anche un luogo che molti santi uomini avevano scelto come luogo di preghiera e meditazione, come San Romualdo, che fu colui che ebbe l'idea di costruire l'eremo di Camaldoli, e San Francesco, che fondò il santuario della Verna. Diversi cammini che attraversano il parco ricordano la frequentazione di questi santi uomini, come la Via di Francesco, che ripercorre e collega i luoghi di San Francesco. Lungo il cammino si incontra, ad esempio, il Santuario della Verna, un posto sacro nel cuore delle foreste, noto per essere il luogo in cui visse proprio San Francesco d'Assisi. Pensate che in un unico cammino si può partire da Firenze, in particolare dalla chiesa di Santa Croce, ed arrivare al Santuario della Verna. San Francesco è conosciuto per il suo amore per la natura e per gli animali, che considerava suoi fratelli. Inoltre, proprio qui, al Santuario della Verna, la leggenda racconta che Dio sia apparso a Francesco sotto le sembianze di un angelo. Ma prima di Francesco d'Assisi, questo luogo era sede di un antico culto pagano, quello della Dea Laverna, protettrice dei rifugiati e dei ladri e di molti altri miti e leggende legati alle foreste casentinesi. Se stiamo ascoltando questa storia perché stiamo pensando di andare a fare una lunga passeggiata all'interno delle foreste casentinesi, dobbiamo immaginare che troveremo un paesaggio fatto di colline ricchissime di alberi e di montagne, anche molto alte. Qui le altitudini vanno dai 400 metri sopra il livello del mare ai 1658 metri. Il più alto tra i monti che troviamo è il Monte Falco, ma è anche molto alto il Monte Falterona, alto 1654 metri. Proprio dal Monte Falterona nasce un fiume famoso, ovvero il fiume Arno, un fiume importantissimo che arriva fino alla città di Firenze e che la attraversa tutta. All'interno del parco ci sono tantissimi angoli magici da scoprire. Uno dei luoghi più belli è una cascata altissima, detta Cascata dell'Acqua Cheta. Pensate che questa cascata fu nominata anche da un poeta molto famoso, ovvero Dante Alighieri, nella sua opera più importante, che si chiama La Divina Commedia. Usando la nostra immaginazione, possiamo provare ad addentrarci all'interno di questo parco, che ha veramente l'aspetto dei boschi delle fate o degli elfi. Grotte, alberi con lunghi tronchi e folte chiome e una grandissima varietà di specie animali ci attendono. Nel corso della nostra passeggiata potremo vedere tantissimi alberi. Ci sono boschi di grandi aceri montani che con le loro foglie a cinque punte, come fossero mani, fanno rimanere incantati. Ma possiamo trovare anche faggi, alberi robusti che possono raggiungere i 40 metri di altezza, i frassini con le loro chiome piene o gli olmi dal colore marrone scuro, alberi che possono vivere centinaia di anni. Passeggiando vedremo anche i tigli. Questi alberi sono conosciuti fin dall'antichità perché le loro foglie e fiori possono essere trasformate in tisane che curano le ansie.
A seconda delle stagioni, i colori delle foglie di questi alberi cambiano molto, passando dal verde della primavera al giallo, al marrone e al rosso del periodo autunnale. Se arriveremo in questo luogo durante la primavera, sicuramente ci colpiranno gli infiniti prati e le radure. Tra i prati fioriti, certamente potremo vedere i fiori dell'anemone, un fiore dai mille colori, rosso, viola, bianco, che ha una tipica forma di coppa. A questo fiore è legata una leggenda raccontata da un poeta antico che si chiamava Ovidio. La leggenda narra che il fiore dell'anemone sia nato dalle lacrime della dea Venere, che piangeva perché il suo amato, Adone, era morto durante una battuta di caccia. Oltre all'anemone, incontreremo molti altri fiori lungo il nostro cammino. I fiori del narciso, il mirtillo rosso, la viola. Uno spettacolo da non perdere è la fioritura primaverile di aprile e maggio dei cardamimi e dei bucaneve, che fioriscono ai piedi degli altissimi faggi. I fiori del bucaneve hanno petali bianchi a forma di campanella e non sono solo belli da vedere, ma portano con sé una storia molto bella. Nei tempi antichi, il bucaneve era considerato un portafortuna e un simbolo di purezza, e ancora oggi in molte culture questo fiore è associato alla speranza, perché la sua fioritura segna la fine dell'inverno e l'inizio di un nuovo ciclo naturale. Ci sono dei luoghi in cui si possono vedere tutte le specie di piante e fiori del parco. In particolare all'Arboreto Siemoni, che si trova a Badia Prataglia, nato nel 1846 come luogo in cui si studiava il modo di far nascere specie esotiche anche a queste altitudini, con particolare attenzione alle specie di alberi. All'interno del Parco delle Foreste Casentinesi potrete anche vedere molti animali, con un po' di fortuna. Grazie infatti alla natura, fatta di alberi alti e molto fitti, che toccano letteralmente il cielo, e alla scarsa presenza dell'uomo, qui è possibile trovare tantissime varietà di uccelli, ma anche moltissimi mammiferi, come il cervo, il daino, il capriolo, il cinghiale, il muflone e ovviamente il re del bosco, il lupo, il più grande predatore presente oggi nel parco. Per chi ama osservare gli uccelli, il parco è davvero il luogo giusto. Qui possiamo osservare gli uccelli insoliti, come il rampichino alpestre e il ciuffolotto, un uccellino piccolo che ha piume arancioni sul petto, oppure specie più mediterranee come la sterpazzolina e lo zigolo nero, che sembra proprio un passerotto con la testa di colore giallo intenso. Gli alberi altissimi e ricchi di cavità sono il riparo scelto per fare i nidi, ad esempio, dell'allocco, della cincia dal ciuffo e della cinciarella. Qui è possibile osservare anche il bellissimo picchio muratore e anche il picchio rosso, molto conosciuti per l'abitudine di martellare con il becco il tronco degli alberi sia per trovare larve da mangiare, sia per scavare i loro nidi dentro gli alberi. Queste imponenti montagne sono rifugio anche per grandi rapaci. Qui vivono l'aquila reale, il gufo reale, il falco pellegrino. Si tratta di uccelli predatori molto grandi. Oltre a questi giganti del cielo, ci sono anche piccoli animaletti con le ali, a cui spesso non facciamo caso, ma che sono invece importantissimi per il pianeta Terra. Si tratta degli impollinatori: vespe, api, farfalle, coccinelle, ragni, che portano il polline dei fiori in giro. Questo consente ai fiori di nascere in altri luoghi e aumenta la possibilità di crescita di fiori e piante in tutta la foresta. Ci sono molte storie legate a questi posti. Una ci parla della Buca delle Fate, una cavità naturale che si trova in questo parco. Si racconta che un giorno, a un giovane contadino, era apparsa una ragazza molto bella, di cui si era innamorato. Tutti i giorni la ragazza lo andava a trovare, fino a che un giorno non andò più. Il ragazzo allora pensò che lei non fosse più interessata a lui. Dopo un po' di tempo la ragazza riapparve e il giovanotto le chiese perché non fosse più tornata a trovarlo. Lei allora gli rispose: «Sono stata tutti i giorni con te e ti ho fatto compagnia. Un giorno ero un merlo, un altro una farfalla o una lucciola. Sono sempre stata accanto a te». Qui, se si incontrano farfalle, lucciole o altre piccole creature, la leggenda racconta che potrebbero essere delle fate che abitano nella foresta di Badia.
Insieme abbiamo attraversato il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, con i suoi cammini, i suoi miti, i tanti animali e le infinite piante che abbiamo incontrato. Ora ci auguriamo che riuscirete presto a venire di persona a conoscere la bellezza di questo luogo magico. I Parchi da Ascoltare è un progetto composto da 6 podcast, nato per raccontare in linguaggio accessibile curiosità, storia, miti e leggende e dare informazioni sulla fauna e la flora di 6 grandi aree protette della Toscana. Un viaggio per tutte e tutti.